TG, buongiorno. Dunque, Albania, bocche cucite. Questo è il titolo della nostra puntata, perché parliamo di libertà di stampa e di quanto questa sia minacciata, sia a rischio in un paese a noi così vicino e che ha tanti tratti in comune con il nostro paese, cioè l'Albania. Ne parliamo con due ospiti che sono qua in studio e che vi presento subito. Dunque, di fronte a me c'è Coloreto Zucali, buongiorno. Piacere. Benvenuto a Fuori TG del Consiglio dei Media Albanesi. Voi avete un sindacato dei giornalisti in Albania? No, non ce l'abbiamo, no. Noi non abbiamo nessun sindacato. Eppure il premier albanese, alcuni anni fa, quando era Renzi ancora in governo, durante un incontro con Renzi, gli ha detto: venite a lavorare qua, non abbiamo sindacati, venite qua a lavorare. Portate i business qua perché non c'è nessun sindacato. E forse per lui era un merito, per questo lo diceva. Assolutamente diciamo. Sì. Meno sindacati, meno controlli. Giuseppe Giulietti, presidente della Federazione Nazionale della Stampa Italiana. Non hanno protezione. È un fatto gravissimo. Nelle prossime ore insieme valuteremo la possibilità che abbiano un tesserino internazionale da parte di un sindacato europeo che consenta loro di avere un elemento di tutela. Se no, la farà lo stesso la Federazione della Stampa. Vale per loro come per i colleghi di Malta che sono in piazza per chiedere verità e giustizia per Daphne Caruana Galizia. E non hanno rappresentanza. In studio con noi c'è Pasquale Martello che sta seguendo i commenti e le domande che arrivano sui social dei nostri telespettatori e vorrei subito introdurne uno. Pasquale. Sì, ne introduco uno perché si guarda ai nuovi mezzi di informazione. Dice Taulante, oggigiorno con internet l'informazione passa molto facilmente in tutte le salse, è una cosa impossibile bloccarla con qualsiasi legge, quindi il problema secondo me non sussiste, è vero, non sussiste questo problema? No, non è vero, ci sono paesi dove addirittura sono oscurati i siti, sono oscurate parole chiave, ditelo in Egitto che si possono usare le reti, ditelo in Turchia che si possono usare, si va in galera in Turchia, ditelo agli albanesi, ditelo agli ungheresi, lo dico. Anche a me piace molto la rete, usiamola, ma sappiamo che ci sono paesi dove ti oscurano. Non puoi, è successo, da voi sono stati oscurati, no, dei siti? Hanno oscurato il maggior sito di social albanese perché ha pubblicato qualcosa. Cioè. Però non si sa, si sa che è stato il governo, ma non si sa il motivo, non si sa da quale ufficio del governo è venuto fuori questa autorizzazione. L'hanno oscurato per 24 ore per il territorio albanese. No accesso. Ci sono accesso. Degli eventi ufficiali che voi siete costretti a seguire, diciamo, sotto tutela? Tutti gli eventi ufficiali sono seguiti tramite il canale TV del premier albanese. Lui ha un canale TV personalizzato con il suo nome, IRTV, Edirama TV, è un streaming TV. Quindi voi dovete ricevere questa informazione, non potete verificarla. Nessuna verificazione, nessuno può attendere le attività anche del governo. Li prendiamo tramite questa canale TV. Se c'è qualcosa che va in onda, qualcosa imbarazzante per il governo, che viene fuori durante una cosa live, dal vivo, poi lo tolgono e non lo puoi trovare più. Sono le conferenze stampa senza domande, le abbiamo vissute anche in Italia. Io ho letto una dichiarazione del Premier tipo non obbligateci a fare quello che non potete neanche immaginare. Noi lo immaginiamo perché questo terremoto è stato un test. Come questo governo si avrebbe comportato con una legge contro il media? Che lui lo sta mandando avanti e la prossima settimana lo vuole passare al Parlamento. Quindi è un rischio concreto attuale. Adesso il nostro inviato Valerio Cataldi è stato in Albania per seguire le cronache del terremoto, del recente terremoto, e anche quelle cronache sono diventate un'occasione per saggiare il livello di libera informazione che è possibile avere in quel paese. Cominciamo con questo servizio di Valerio Cataldi. Nei giorni dell'emergenza terremoto in Albania succedono tre cose. Viene arrestata una ragazza di 25 anni che aveva scritto su Facebook che nel porto di Durazzo c'era pericolo che esplodesse un deposito di gas, notizia riportata anche da Avvenire in Italia. I caporedattori di una TV e di un sito web vengono minacciati di arresto se non ritirano un articolo secondo cui i pacchi delle donazioni ai terremotati finivano al Ministero dell'Interno. Poi viene oscurato un famoso sito web perché in un commento pubblica un numero di vittime superiore a quello ufficiale. Diciamo che tanti giornalisti albanesi hanno visto in queste misure lo stesso che ha fatto Erdogan dopo il colpo di Stato in Turchia, cioè prendendo spunto di uno stato di emergenza per eliminare tutti i critici del governo e tutti gli avversari politici.
La sezione di Reporter Without Borders sulla libertà di stampa dice con grande chiarezza che se per l'Albania la strada verso l'Unione Europea è ancora lunga, è anche a causa di un problema di democrazia che si fonda anche e soprattutto sulla libertà di stampa. 82esimo posto nella classifica mondiale. Nel 2018 l'attacco contro i giornalisti albanesi ha raggiunto livelli mai visti, schiacciati tra il governo e il crimine organizzato, con insulti, minacce di morte, querele per intimidire e fermare le inchieste sulla corruzione. Anche durante l'emergenza terremoto l'informazione politica in Albania viaggia su un canale unico. Si chiama Edi Rama TV. Edi Rama è il primo ministro. I giornalisti non hanno nessuna possibilità per prendere informazione dal governo. Siamo un caso unico, forse nel mondo, in Europa di sicuro, che il primo ministro e il sindaco di Tirana danno tutte le cronache preparate da loro stessi. Allora, Zucali. Ieri il Premier ha comparato i giornalisti ai cani. Prima li chiamava maiali e poi usa tante di queste frasi peggiorative, tipo sono l'immondizia, i cessi di immondizia, e questa è la media, cessi di immondizia. Eppure, anche riferendo alle media internazionali, dice che anche loro a volte sono cessi di immondizia. Sì, e lo sappiamo, è una cosa che ci ha testimoniato personalmente il nostro Valerio Cataldi. Ma insomma, tornando un momento alla questione terremoto, anche il numero dei morti, dei feriti, la situazione dei danni era messa anche quella sotto esame. Non si potevano dare cifre che non fossero coincidenti con quelle. Il problema è che non c'era nessuna informazione credibile certo. Dal governo. Quando non c'è informazione, allora la gente va a creare l'informazione. Chiede uno l'altro, cosa sta succedendo? È morto qua, è morto là. Il governo non può dare informazioni, non soltanto per il terremoto, ma per tutte le altre faccende che succedono in paese. Siamo collegati al telefono con il nostro inviato Valerio Cataldi. Valerio? Eccomi, mi sentite? Dove buongiorno. Ti trovi intanto? Allora, io sono a Bihać, perché ieri hanno sgomberato un campo profughi a Vučak, hanno portato via 600 persone, quindi abbiamo assistito alle operazioni di sgombero. Allora, noi qua abbiamo già iniziato a parlare con i nostri ospiti della questione libertà di stampa, abbiamo già commentato il tuo servizio relativo alle cronache del terremoto e a quello che è successo. A questo punto ti vorrei chiedere qual è la tua esperienza diretta come cronista in Albania rispetto alla libertà di stampa. Beh, noi abbiamo realizzato uno speciale sul narcotraffico che era in 5 puntate. Una delle 5 puntate era dedicata all'Albania, che è andata in onda questa estate, è una produzione del TG3 naturalmente, ed è andata in onda su Rai 3 in estate. La puntata sull'Albania raccontava la situazione in Albania rispetto al narcotraffico, raccontava quanto la mafia albanese stia crescendo di importanza e di forza, e raccontava quanto anche la politica fosse in qualche modo coinvolta nelle inchieste e nelle indagini sul narcotraffico, anche indagini italiane. Nello specifico si raccontava di un episodio che riguardava il ministro dell'interno, che è stato appunto coinvolto perché un narcotrafficante arrestato poi a Catania perché trafficava insieme a Cosa Nostra era il suo cugino e viaggiava su una macchina intestata al ministro dell'interno, quindi è evidente, c'era una situazione molto evidente, come dire, di collusione quantomeno con questo tipo di ambienti, che è stata poi anche ratificata recentemente in una sentenza del Tribunale Speciale di albanese, che ha condannato per il ministro dell'interno per varie ragioni. Nello specifico però quel servizio, quando andò in onda, provocò una reazione fortissima da parte del governo albanese. Il Premier scrisse su Facebook delle cose terribili contro la nostra trasmissione, disse che eravamo dei bugiardi, disse che erano tutte cose inventate, che non c'era nulla di vero, e si innescò a catena una serie di commenti e di attacchi via Facebook e via social che prendevano mila sia il TG3. Tu hai subito minacce? Sì, esatto, sono arrivate delle minacce in seguito a questa presa di posizione così violenta del Premier, sono arrivate delle minacce di morte anche nei miei confronti, sono arrivate delle
degli insulti continui nei confronti anche del nostro telegiornale, che era accusato di aver costruito delle fake news su notizie che in realtà poi sono alla portata di tutti e sono più che accertate. Allora, ripartiamo da questo punto, da quello che abbiamo appena sentito. Quindi, come dicevamo, gli insulti sono nei confronti anche della stampa internazionale. Sì. Dietro a questo c'è una questione di concentrazioni editoriali, no? Sukal. Sì, lui, il primo ministro, ha già sotto tutela quasi tutte le media tradizionali. Però la cosa che non ha ancora nel suo controllo è il media nuova, cioè... il media online, quello non lo può controllare, è per questo che sta mandando avanti questa legge, per controllare anche la media online. Ecco, quali sono le novità di questa legge, quelle che dobbiamo temere? La novità di questa legge, la prima cosa da temere è che ci sarà un effetto dominò nei tutti i Balcani e magari arriverà, noi siamo già alla porta vostra, Turchia, Putin, magari sembrano lontani, ma questa cosa vi sta venendo alla porta. Se non reagite, voi... Cioè. E già ci sono degli altri segnali, Giulietti. Assolutamente sì. I regimi hanno bisogno dell'oscurità, è una regola che vale nel mondo. Questo tipo di atteggiamento, anche minacce nei confronti vostri, o nei confronti di Valerio Cataldi, o nei confronti di chi denuncia, assimila, guardi, regimi diversi. In Egitto minacciano chi indaga su Giulio Regeni. In Turchia minacciano i giornalisti che parlano dei 200 cronisti che sono in galera. In Ungheria il premier Orban ha fatto in questo periodo una legge per tenere sotto il controllo del governo tutti i mezzi di comunicazione. Sta accadendo in Bulgaria, sta accadendo in Serbia, è qualcosa che si diffonde. In Italia abbiamo 24 cronisti sotto scorta. Chi non vuole che si sappia cosa accade ha bisogno dell'oscurità, anche sulla rete, stanno per fare delle leggi sulla rete, purtroppo se ne parla anche in Spagna, per staccare il collegamento sulla base di una non definita definizione di ordine pubblico, di terrorismo, di rischio per la nazione. Questa è la parola che usano i regimi, c'è un rischio Giusto. Per la sicurezza. Il cronista che fa la domanda scomoda diventa un nemico per la sicurezza, cioè un terrorista. Siccome lo state già facendo, rispondo alla sua richiesta, che è la stessa richiesta che è arrivata dai colleghi di Malta. Non lasciateci soli, guardate le cose che la trasmissione che state facendo, come altre, non sono perdita di tempo. Dare voce a chi rischia di perdere le libertà ci riguarda, perché le leggi bavaglio le vorrebbe fare qualcuno anche in Italia. Battersi per l'Albania o per l'Ungheria vuol dire battersi per l'articolo 21 della Costituzione in Italia. Non sono temi separabili. Valerio, ci sei ancora, vero? Volevo farti intervenire nuovamente su questi temi. Sì, io vorrei aggiungere una cosa, che c'è una conferenza stampa che si fa ogni anno in Albania al termine dell'anno, al termine di un'operazione che fa la Guardia di Finanza italiana, che fa dei sorvoli per individuare le coltivazioni di marijuana. Nell'anno scorso hanno trovato che le coltivazioni erano calate moltissimo, quasi ce n'erano davvero molto poche. Quest'anno però sappiamo con certezza che le coltivazioni sono aumentate veramente in modo impressionante. E la notizia in questo caso è che la conferenza stampa non viene fatta, è stata rinviata, veniva fatta di solito a fine novembre, è stata rinviata ed ancora non viene fatta perché evidentemente è una notizia che il governo albanese non Quindi ha nessuna intenzione di divulgare, il fatto che ci sia un narcostato alle porte d'Europa che chiede di entrare in Europa è evidentemente un fatto che il governo albanese non vuole continuare a sostenere. Hanno cercato di fare un'operazione per contrastarlo, il narcotraffico, ma è evidente che non ci sono riusciti ed il grado di corruzione evidentemente è ancora troppo alto rispetto agli standard, come dire, accettabili rispetto all'Europa, all'ingresso in Europa. Questo è un esempio per dire qual è la gestione in quel paese dell'informazione. Ci sono cose che vengono completamente nascoste, altre che vengono completamente dimenticate ed è il governo stesso a decidere cosa le televisioni e i media debbano pubblicare. Allora, Valerio, come diceva Giulietti, è evidente che è qualcosa di inaccettabile per una democrazia come la nostra. Resta lì ovviamente collegato con noi al telefono. Adesso approfondiamo la questione delle concentrazioni editoriali in Albania con il servizio di Valerio Cataldi e poi torniamo in studio.
In Albania i media sono concentrati nelle mani di pochi grandi proprietari che hanno forti affiliazioni politiche e controllano quasi il 90% del mercato. Lo rivela Media Owner Monitor, un'indagine di Reporters Senza Frontiere e del network di giornalismo investigativo dei Balcani, BERN. Secondo questi dati, nel solo panorama televisivo albanese, due proprietari controllano il 71,7% del mercato mediatico, mentre i quattro principali proprietari arrivano a controllare il 93% del mercato. L'indagine dice che le quattro famiglie hanno contratti con il governo. Tre di loro hanno grandi società edili che ottengono appalti e permessi dallo Stato, un insieme di interessi condivisi che attivano un meccanismo circolare, come spiega bene l'avvocato Dorian Maglia. Propaganda che produce politica, politica produce potere, potere sono i fondi pubblici, e poi li danno di società di costruzioni, finanziano la media e la media produce propaganda e il circo continua. È evidente che questo quadro innesca un problema di pluralismo dei media che soffoca i giornalisti. Secondo l'indagine li costringe all'autocensura, anche perché le querele temerarie sono aumentate a dismisura recentemente, con richieste di enormi quantità di soldi. Il governo sta facendo di tutto per trasformare la media in una macchina propagandistica. I giornalisti vengono intimiditi o vengono spenti il account online o altre persone vengono arrestate e il governo non può chiudere la bocca della media. Il problema adesso è una proposta di legge con cui il governo annuncia di voler combattere le fake news, ma di fatto, secondo i giornalisti albanesi, serve a mettere sotto controllo il solo media finora libero, il web. La peggior cosa che la legge presenta è un'autorità amministrativa che è sotto il governo, è dipendente dal governo. Dunque, Pasquale, ci sono commenti su questo? Sì, c'è chi guarda con preoccupazione anche l'Europa, gli omicidi di giornalisti all'interno dell'Unione Europea, i successivi tentativi di impunità, ma anche i numerosi attacchi ai giornalisti freelance. Dice: mi raccomando, non dimentichiamo di parlare anche di loro, sono a mio avviso segnali preoccupanti da non sottovalutare. Per questo mi sento di affermare che la libertà di stampa sta peggiorando non solo in Albania, ma in tutta Europa. Se mi è concesso, Italia in primis. Allora, intanto torniamo in Europa un attimo, so che vuoi fare un appello alla sì, Commissione questa cosa Europea. Questa cosa qua è contagiosa, si divulge molto veloce, Ungheria, Albania, Serbia, poi verrà proprio alla casa vostra. Così io voglio fare un appello al Presidente del Consiglio Europeo di non lasciare passare questa legge qua, se no la libertà di media sarà sepolta definitivamente in Albania. Quel poco che c'è rimasto sarà sepolto. Tra la Turchia e l'Albania, chi sta peggio dal punto di vista della libertà di stampa? Se si può fare questo tipo di classifica? È sempre difficile farla, ma sì, la Turchia ha 200 persone in galera in questo momento. C'ha è la più, come l'ha definita un grande giornalista turco, Candundar, che è stato scappato a Berlino, era stato condannato, è considerata la più grande prigione per giornalisti nel mondo in questo momento, senza dimenticare la Siria, dove Assad li ha sterminati quasi tutti, diciamo. Quindi è difficile farla gradatoria. E poi teniamo presente che quello che sta accadendo in Albania, come i 24 giornalisti sotto scorta in Italia, sono un fatto gravissimo comunque, non possiamo dare una gerarchia, perché passa il principio dell'oscuramento di quello che non piace, quindi ogni situazione va affrontata. Se posso, l'appello che lui ha fatto lo faccio mio. Anzi, io credo che sia giunto il momento che i giornalisti di tutta Europa si rechino davanti alla sede del Parlamento Europeo con garbo e con rispetto e dicano loro: c'è una malattia contagiosa, non fate finta di non vederlo, quello che accade in Albania, quello che accade in Ungheria riguarda l'intera Europa, c'è una direttiva che tutela le proprietà delle televisioni sulla pubblicità e ora è tempo che ci sia una direttiva che tuteli la libertà dei giornalisti da ogni aggressione, perché l'aggressione è un cronista e l'aggressione, sappiatelo, al cittadino che sta a casa, io picchio lui perché tu non devi sapere dove sta la mafia che ti insidia quotidianamente. Valerio, posso aggiungere una cosa piccola riguardo a Turchia? Ci sono giornalisti morti e anche imprigionati. In Albania non c'è bisogno di uccidere giornalisti, stanno uccidendo il giornalismo. Grazie, io ringrazio anche Valerio Cataldi che sta in collegamento. Ci mancano pochi secondi, li voglio dedicare ad Antonio Megalizzi. Oggi è l'anniversario della strage.